Ed eccoci qui ragazzi, 16 e 6 minuti sulle frequenze di Stella FM in questo sabato pomeriggio. Devo dire un sabato pomeriggio sicuramente molto movimentato. Abbiamo visto e anzi abbiamo ascoltato la radiocronaca della partita della Nerossi Vicenza, Nerossi che purtroppo ha perso per 2-1 a casa della Reggiana. Post partita esclusivo allo 0445 490 200 per intervenire con noi, per dirci la vostra, cosa è andato, cosa non è andato, cambi, considerazioni, tutto con Gioia Martinelli e il mio compagno di viaggio, ovviamente Corrado Ferretto. Ciao Corrado. Ciao, ciao. E subito vorrei fare intervenire il nostro Paolo che si è prenotato immediatamente la linea diretta per commentare questa partita. Ciao Paolo, benvenuto. Ciao, ciao Corrado, ciao. Niente, io ascoltavo l'ultimo discorso di Corrado sul fatto che una squadra che deve salvarsi perde le partite, gli scontri diretti, giustamente come diceva Corrado, con l'Ascoli abbiamo vinto, ma io direi che anche con il Brescia abbiamo fatto bene, ma perché abbiamo trovato un Brescia sicuramente non in serata. E la cosa che si spera è che si recuperi qualche giocatore, Van de Putte, così. Però io vorrei solamente dire alla dirigenza che è ora di darsi un po' anche una mossa, perché non si può sperare che sì, Mimmo Di Carlo ce l'abbiamo noi, ma voglio dire Mimmo Di Carlo non va in campo, cioè ci vogliono dei valori diversi, secondo me, visto anche oggi in campo una squadra che fa zero tiri in porta e anche altre partite viste l'altro giorno di andata, penso ci sia poca no, la speranza c'è sempre, però non si può essere felici, ecco, io sono d'accordissimo con Corrado su questo. Un abbraccio a te Paolo, grazie di essere intervenuto. Grazie a voi. Ciao, grazie, Corrado. Buon ascolto, Corrado. Ciao, ciao Paolo, ciao. Che dire, Paolo ha detto tutto, ha detto anche bene, questa è una squadra che oggi non ha azzeccato niente, ma quando suonano campanelli come quelli con Lentella, magari si pensa che sia una giornata sfortunata, ma il campanello risuona oggi a Reggio Emilia in uno scontro che io vado a dire da giorni che non si, mai al mondo lo si deve perdere, e lo si perde in questo modo, senza attenuanti, senza alcuna scusante, giocando una partita assolutamente insufficiente. Beh, quello che dice Paolo è assolutamente reale in tutto e per tutto, e c'è ben poco altro da aggiungere. Lascio spazio ai nostri amici tifosi biancorossi, perché immagino che siano in tanti a voler dire la loro. E infatti Corrado, interviene subito anche Marco alla linea diretta 0445 490 200 su Stella FM. Ciao Marco, benvenuto. Ciao, ciao, saluto tutti ancora. Che dire, è stato sbagliato l'approccio alla partita, e c'è tutto dire, non si può sbagliare l'approccio a una partita, l'approccio mentale a una partita in uno scontro diretto, è inconcepibile la squadra così com'era, poteva, non dico fare un solo boccone della Reggiana, ma se giocava decentemente il pareggio almeno l'avremmo portato fuori, è una prestazione inspiegabile. Però dico che un segnale gli ha dato anche la società, un segnale di essere compassati, vivere tra virgolette sugli allori, ma facendo operazioni di mercato che insomma sono mediocri, ecco questo. E quindi praticamente la società ha dato un messaggio di essere tranquilli, che abbiamo la squadra che ci si può salvare tranquillamente. Io ho sempre detto che con questa squadra, recuperando gli uomini, ci si può salvare, però rischiamo un po', bisogna anzi, perché il campionato non è ancora finito, sì, bisognerebbe puntellarla con giocatori di esperienza, tipo in difesa. Oggi abbiamo visto i limiti, il centravanti che fa quello che vuole per 5 minuti, mancava solo andarsi a bere un caffè e segna 2-0, prendiamo sempre gol di testa. Bisognava prendere uno di esperienza, di caratura, no? Valentini, qualcuno mi spieghi l'operazione Valentini, per favore. Ecco, ringrazio tutti e speriamo in bene. Grazie Marco di essere intervenuto, un abbraccio. Corrado, ma sai, questa è una squadra che oggi ha dimostrato che senza Rigoni a centrocampo, che non ha giocato, e senza Meggiolini, che ha giocato ma ha fatto molto fatica, si vedeva che era
affaticato, insomma, che era in difficoltà. San Meggiolini, come lo chiamo io, perché per fortuna che c'è, che finora ha fatto un giro d'andata assolutamente importante, perché non ci fosse stato lui, chissà quanti punti in meno avrebbe questa squadra. Va in grossa difficoltà. È una squadra che una gara importantissima l'ha sbagliata completamente. La squadra che purtroppo, soprattutto con le dirette concorrenti, fa molta molta fatica. Ha perso parecchie gare, ha avuto difficoltà con altre, ricordiamo anche con la Regina, insomma, dove si è riusciti a recuperare alla fine un pareggio tra mille difficoltà. Credo che quello che ha detto Marco di puntellare questa squadra dal punto di vista della qualità potrebbe essere effettivamente una soluzione. Sì. Allora ti fermo un attimo perché abbiamo anche Roberto da Quinto Vicentino con noi. Ciao Roberto, benvenuto. Grazie, buonasera a tutti. Ascoltate, cioè, Ferretto, cioè sono imbufalito con Di Carlo. Se ti manca l'uomo faro davanti alla difesa, devi preparare una partita diversa. Non puoi mettere un centrocampo che ha giocato, i due terzi del centrocampo non hanno mai giocato assieme. Cioè queste persone qua, si è visto oggi, non si conoscono, non sanno cosa fare. Imbottisci la squadra in maniera diversa, cerca di raggiungere il risultato. Oggi la partita valeva non il doppio, valeva il triplo, il quadruplo, era una partita importantissima. Poi che se la società non compra i giocatori all'altezza, in questo momento abbiamo questi. Secondo me Di Carlo, è la colpa di Di Carlo. Oggi la partita se l'è proprio mangiata lui, per come l'ha fatta entrare in campo e come l'ha approcciata. Poi non puoi mettere dentro tutti a un quarto d'ora dalla fine, gestisci in maniera diversa tutti i giocatori che hai, sii umile in questa partita, non dovevi vincerla, dovevi pareggiarla. Proprio non riesco a mandarla giù con uno come Di Carlo, oggi l'ha sbagliata lui. Comunque sempre forza Lane, ciao a tutti. Grazie Roberto. Corrado. Ma devo dire che Roberto fa una considerazione che, guarda caso, pochi minuti fa, uscendo dallo stadio, qui tra l'altro l'unica cosa positiva della giornata è che è uscito il sole, è stata fatta proprio da un osservatore di una società di Serie A. Quindi faccio i complimenti a Roberto, perché è questo osservatore, di cui non faccio il nome perché non sono ovviamente autorizzato, ma mi dice quando giochi con uno che è in mezzo al campo, con uno che non scendeva in campo da quasi tre mesi, e gli metti vicino uno che è arrivato a Vicenza da una settimana e che ovviamente non sanno bene cosa fare, non si conoscono, non c'è amalgama, non c'è intesa, vai già ad affrontare e vai già incontro a problematiche. Se poi ci mettiamo anche le amnesie difensive e le carenze offensive, beh, la frittata è stata confezionata. Quindi bravo Roberto, perché ha fatto un'osservazione tecnica, tattica, da intenditore. 0445 490 200 per intervenire con noi. Sentiamo subito chi c'è. Pronto? Sì, ciao. Posso parlare? Assolutamente. Sei già in diretta, come ti chiami? Mi chiamo Andrea di chi parlo. Ciao Andrea, benvenuto. Prego. Allora, io quello che volevo dire è che, al di là dei classici discorsi societari, che sicuramente la società deve investire e non lo sta facendo, secondo me, però bisogna smettere di osannare Di Carlo, perché partita dopo partita dimostra delle grosse lacune. Perché a Brescia abbiamo vinto una partita con un certo modulo, ma secondo me Mimmo, con tutto rispetto per la storia che ha fatto a Vicenza, ma vive un po' troppo sugli allori. Io vedo delle grosse lacune come allenatore. Grazie, un abbraccio a te, buon ascolto. Corrado. Ciao. Oggi nel disastro generale anche Di Carlo ha commesso gravi errori, e diciamo che il campo, la formazione iniziale, i cambi, la gestione della gara lo testimonia in maniera assolutamente chiara, per cui siccome noi non facciamo sconti a nessuno, anche Di Carlo finisce ovviamente dietro la lavagna, tra i bocciati. 0445 490 200, un'altra telefonata la prendiamo al volo. Pronto? Chi c'è? Ciao, sono Stefano. Ciao Stefano, prego, sei già in diretta. Sì, è imbarazzante.
E tra l'altro sembra che il Vicenza abbia giocato avendo prima tipo 10 punti in più di quelli che ha, come se fosse abituata a giocare per le zone medio alte, prendendo sotto gamba una partita. Non so se è un atteggiamento che ho visto altre volte, oggi in particolare. E chi è questo Valentini? La domanda prima di tutto. Poi non ho capito perché è stato cambiato, cioè, secondo voi perché non è stata, perché è stata cambiata la difesa oggi. E volevo appunto chiedere, sì, se non è parsa quasi sospetta la differenza della squadra dall'ultima, al di là dell'aspetto tattico sottolineato da Roberto e da altri, la differenza di intensità, anche di chiarezza delle idee con la formazione precedente. Ecco, è stato, io pensavo a dei punti persi nel pareggio col Chievo. Ecco, figuriamoci oggi cosa potrei dire. Comunque, sempre forte di Vicenza. Vi abbraccio a tutti. Ciao. Grazie, un abbraccio a te, Stefano. Sentiamo la risposta di Corrado. Ma per quanto riguarda Valentini, è un giocatore che Di Carlo conosce, l'ha voluto sicuramente lui perché l'ha avuto alle sue dipendenze a Livorno e allo Spezia. È un giocatore che sa fare il terzino destro e sa fare il centrale. È chiaro che se a Padova non giocava ed era assolutamente fuori dai radar di Mandolini, magari Vicenza non ha preso Turam, tanto per fare un esempio chiaro, voglio dire. Poi ci voleva di più, basterà, questo lo dirà il campo. Di certo il fatto che si continui a prendere gol allo stesso modo, sempre di testa, sempre su calci piazzati, vuol dire che magari qualche lacuna, magari, ma è ovviamente sottinteso che è così, perché non si può continuare a commettere sempre gli stessi errori. Per quanto riguarda l'atteggiamento, la prestazione, queste sono le partite, Stefano, che non si possono sbagliare. Nel calcio si può sempre perdere, ma dipende sempre dal modo in cui perdi. Quel modo in cui si è perso oggi è inaccettabile per una squadra che deve salvarsi e che lo dovrebbe fare con una certa tranquillità. Oggi non lo so se la dirigenza è tranquilla, io sono abbastanza, per non dire molto, preoccupato. Sentiamolo, 0445 490 200, anche la voce di Fabio che vuole intervenire. Ciao Fabio, benvenuto. Ciao, buonasera a tutti, buonasera a Ferretto, gioia. E niente, intanto voglio fare i complimenti a Ferretto, che è l'unica vera voce del Vicenza Calcio. Se non ci fosse Corrado noi non sapremmo mai niente. E due, sono molto deluso da Di Carlo, sia per come ha impostato la squadra oggi, mettendo Pontisso e nuovo arrivato e lasciando fuori la vecchia guardia, e due, perché continua a dire che siamo a posto con il mercato, e quindi se siamo a posto con il mercato e con i giocatori, pretendo anche delle prestazioni in campo molto diverse, non una prestazione penosa contro una squadra che erano 7 partite sulle ultime 8 aveva perso, uno dei peggiori attacchi e una peggiore difesa della B, e non siamo riusciti a fare una partita degna del Vicenza. E poi io penso che le partite, gli scontri diretti, bisogna giocarsele veramente con la squadra migliore, e magari se bisogna far riposare tipo Rigoni e tipo i giocatori più di spessore come Meggiorini, li facciamo riposare sulle partite con Chievo, con Frosinone, ma non su queste che valgono punti doppi. Voglio sapere Corrado cosa ne pensava, perché io penso che con questo allenatore, che per me è mediocre, e con questi giocatori noi quest'anno andiamo in C. Grazie. Quindi, Fabio, o si cambiano, sì, giocatori o si cambia allenatore, ma bisogna fare qualcosa. Volevo sentire Corrado cosa ne pensava. Assolutamente. Grazie, sì, ti ringrazio Fabio, un abbraccio. Corrado. Ma Fabio dice delle cose molto giuste, molto sagge. Quella di far giocare i giocatori più importanti nelle partite che valgono doppio è una cosa che avevamo detto anche noi, se ricordate, con Lentella, che poi è successo un po' più o meno quello che è accaduto oggi. I giocatori, diciamo, più importanti fatti giocare con il Lecce, poi con l'Entella invece hanno giocato gli Scopa e Bizzotto, con tutto il rispetto per gli Scopa e Bizzotto, che tra l'altro adesso non sono nemmeno più a Vicenza, e che diciamo poi non è
assolutamente solo per demerito loro che si è persa quella partita, ma il concetto base è assolutamente quello che Fabio ha sottolineato e che io concordo assolutamente, è che bisogna capire che ci sono partite che sono fondamentali, importanti, e non bisogna sbagliarle per nessun motivo. Oggi non solo si è sbagliata la formazione in campo, ma si è sbagliato l'atteggiamento, si è sbagliata la partita, si è sbagliato tutto. Per quanto riguarda il mercato, se si pensa che questa squadra possa essere, salvarsi con serenità, con tranquillità, beh, io non c'è qualche dubbio, Corrado, che ce la possa fare. Sentiamo, speriamo ovviamente possa succedere ancora qualcosa, no? In qualche modo. Io volevo sentire anche la voce di un altro radioascoltatore che ci aspetta allo 0445 490 200. Do il buon pomeriggio anche a Luca. Ciao, benvenuto Luca. Buon pomeriggio, ciao Corrado. Mia osservazione è che la squadra è tecnicamente mediocre, l'allenatore mi sembra meno che mediocre, e non hanno neanche la garra, la cattiveria, la voglia di combattere che qualche volta ti fa superare qualche limite tecnico. A me piacerebbe chiedere alla società, se potete magari farlo voi, che intenzioni ha, perché mi sembra che dall'estate in avanti regni la confusione più totale. Non ci sono soldi, lo posso capire, tutti noi soffriamo, ma allora se non hai soldi prendi gente in prospettiva piuttosto che ex giocatori o giocatori rotti. Cioè io non voglio, vorrei proprio chiedere alla proprietà se ha piacere di tornare in Serie C e non so, disfarsi dell'oggetto. Non riesco a comprendere la strategia perché mi sembra autolesionista. Grazie di tutto. Grazie Luca, buon ascolto con noi di Stella FM. Corrado. Ma la prestazione di oggi credo che si sia fatta la società, è una squadra in gravissima difficoltà, non lo dico io ma lo dicono i numeri, e quindi questo è una sconfitta che è gravissima proprio anche per questo, perché avevamo detto in settimana non si deve perdere questa partita perché si permetterebbe alla Reggiana di accorciare le distanze, e a questo punto credo che adesso non ho visto la classifica, ma credo che il Vicenza non sia molto lontano da quell'ultimo posto che vale i play-out, e alla fine del giorno è andato quando tutte le squadre hanno incontrato, hanno chiuso il campionato, ci sono un paio di recuperi ma che riguardano la zona alta, credo che sia un segnale abbastanza chiaro che qui le difficoltà ci sono e non mancheranno. E per quanto riguarda invece le proiezioni fatte in questo mercato, ma fatte anche in generale, non posso che sposare la tesi del nostro amico radioascoltatore Luca, mi pare si chiami, sì. Perché qui sono talmente tanti che, e li ringraziamo, Luca hai ragione, perché sai, facciamo uno, cioè non si sta lavorando in prospettiva, non si sta lavorando per la prossima stagione. Valentini è preso per i 6 mesi, a giugno tornerà indietro, e quindi e la difesa, che tra l'altro vedrà Padella, vedrà Bruscagin e Parlocco in scadenza a giugno, quindi ci sarà tutto da rifare. Per quanto riguarda il centrocampo, è stato preso un giocatore, speriamo che possa dare una grande mano, ma insomma è in prestito, è stato acquistato con il contratto fino a giugno, e quindi anche lì non si sa se poi rimarrà o meno. Rigoni e Cinelli avranno un anno in più, e quindi anche lì ci sarà un centrocampo da rinforzare e da ricostruire per certi versi. Davanti con Maggiorini, che avrà un anno in più e quindi non si sa che contributo potrà dare, Marotta che andrà in scadenza, Gori che tornerà alla Fiorentina perché in prestito secco, resteranno in organico solo Longo e Iallo, che hanno un contratto triennale, che sono le due più grandi delusioni del mercato. Un quadro di una squadra che, così come è stata costruita, cioè come diceva Luca, non in prospettiva, costringerà la dirigenza nel prossimo mercato estivo di rifare completamente tutto. Quindi sì, l'osservazione di Luca è assolutamente corretta. 0445 490 200, il dopo partita, quello vero dei tifosi sulle frequenze di Stella FM. Abbiamo anche Andrea con noi. Ciao Andrea, buon pomeriggio, benvenuto. Ciao, sono intervenuto anche prima. Sì. Ora mi fa piacere e un po' sorridere il fatto che tutti stiano buttando la croce addosso a Di Carlo. Io è da inizio del campionato che dico che secondo me non è un allenatore di un certo spessore. Lasciamo stare tutti i trascorsi che ha avuto, grande rispetto per la storia biancorossa, però
secondo me il fatto che non abbia mai allenato una panchina di un certo livello c'è un motivo. Vorrei chiedere a Corrado, secondo lui, qual è il modulo più corretto che dovrebbe usare per ottenere il miglior risultato con una rosa che oramai a me sembra non all'altezza della Serie B, e gli acquisti che stanno facendo sicuramente non porteranno ad aumentare il livello della squadra. Grazie. Grazie a te Andrea. Sentiamo cosa risponde Corrado. Ciao Andrea. Allora, senza dubbio, in questo giro d'andata si è visto che insomma il centrocampo per proteggere la difesa ha dato peggiori risultati giocando a tre, quindi un centrocampo a tre e una difesa a quattro. Poi davanti, diciamo che con gli esterni che ci sono, con Dal Monte che è il giocatore più forte tra quelli nuovi arrivati, magari potrebbe essere un 4-3-3. Però la cosa fondamentale che io sostengo da sempre è il modulo è importante, come un allenatore schiera la squadra è assolutamente di rilievo, cioè non è una cosa di poco conto, ma quando tu giochi con una mollezza, con una impreparazione anche mentale come quella di oggi, puoi schierare la squadra anche con il 5-5-5 di Oronto Canà e perdi lo stesso. 0445 490 200 il dopo partita firmato la Nerossi Vicenza, con la voce mia ovviamente di Gioia, quella di Corrado Ferretto, che va a rispondere a tutte le vostre curiosità e a tutto quello che insomma si va a dire su questa partita che si doveva vincere, in realtà si è persa per 2-1. Tanti, devo dire, anche i messaggi che ci sono arrivati, quindi andiamo a snocciolare qualcosa. Corrado, riparto da Claudio che dice: nota, l'ultima volta che Mimmo ha allenato in Serie B è riuscito a far retrocedere il Novara in Serie C, questo è un segno. Dall'altra parte Gianluca Di Lonigo: che limiti a Mimmo, peccato, comunque io vorrei 11 giocatori, una classifica, una squadra con delle riserve, basta cambiare formazioni, basta che sbagli fa Mimmo. Quindi dei messaggi, Corrado, un po' come si stava parlando in diretta, riferiti all'allenatore. Federico dice: sono preoccupato, male se non gira Meggiorini, il resto scompare, si rifà la canzone di Elettra Lamborghini, male cross dalla tre quarti praticamente sbagliati tutti, Marotta boh, centrocampo fantasma, questi hanno subito 30 e passa gol e noi non creiamo nulla. Di Carlo, svegliati, proprietà, fai qualcosa. 345 79 59 749. C'è anche Fabio che dice: brutto segnale, se la società non rimedia nel mercato vuol dire che non è pronta per la B, con le fette di salame negli occhi si va a sbattere di sicuro. Tu che cosa dici, Corrado, di questi messaggi? Credo che questa sia una partita assolutamente che abbia mandato un altro segnale verso una zona di ritorno che con questa squadra può presentare diversi rischi verso una salvezza che tutti ci auguriamo possa arrivare, magari senza grandissime sofferenze. Però dopo la bruttissima sconfitta con l'Entella, abbiamo detto è un campanello d'allarme, anche un campanellone. Adesso, dopo qualche buona partita, la squadra è ricaduta pesantemente in una prestazione assolutamente dove non c'è niente da salvare, facciamo così che facciamo prima, senza star qui a dire cosa non ha funzionato, non ha funzionato niente. È un altro campanello d'allarme, ci sono diciamo segnali molto evidenti di tante cose, tantissime cose che non vanno, e campanelli d'allarme nel calcio, nello sport, bisogna assolutamente sentirli. C'è assolutamente più di qualcosa da sistemare, perché quando questa squadra sarà chiamata a giocare partite importanti con il risultato che valeva 6 punti, casi scontri diretti, quasi sempre ha sbagliato la gara, e questo è un segnale preoccupante. Dopo partita firmato la Nerossi Vicenza sulle frequenze di Stella FM, 16:30 minuti in questo sabato pomeriggio. 0445 490 200 per parlare con noi. Ripartiamo con qualche messaggio. Paolo: nessuno ci regala la salvezza perché noi siamo il Lanerossi e perché abbiamo la società di fighi a parole. Sveglia dirigenza, un bagno di umiltà e un'analisi seria di questo girone di andata. Poi Gianluca: Carimate, sconfitta pesante, purtroppo, un messaggio alla dirigenza chiaro, ma al portafoglio e chiedere al mercato una punta di spessore qualitativo e pesante. Quindi questo messaggio appunto che arriva da Gianluca. Secondo te, a proposito di punte, Corrado, chi ci servirebbe in questo momento?
diciamo che da radiomercato, dagli addetti ai lavori, non trapela nulla, nessuna operazione, nessuna trattativa per quanto riguarda l'attacco biancorosso, che ricordo ha in rosa Giorini, Gori, Marotta, Iallo e Longo. Sono cinque attaccanti. Poi, per fare un'analisi di questo giro d'andata, il solo Meggiorini è stato promesso a pieni voti, poi c'è stato chi è stato bocciato e chi è stato bocciato sonoramente. E direi che se da un anno, perché si parlava di un rinforzo in attacco, già lo scorso anno quando la squadra biancorossa era in Serie C, si parlava nel mercato di gennaio proprio di Artemani, che oggi abbiamo visto nelle file della Reggiana, si parlava di Melchiori, si parlava insomma già di rinforzi in attacco un anno fa. Passato un anno, siamo di nuovo dopo un anno a parlare di rinforzi in attacco. Se si continua a parlare, se tutti i tifosi biancorossi che ci scrivono, che ci chiamano, che ci messaggiano, segnalano questa cosa, beh, o tutti non capiscono niente, oppure davanti le cose non stanno andando bene, c'è bisogno di cambiare qualcosa, di rinforzare questo attacco. Oggi durante la radiocronica ho detto che o Rozio e Aieti erano Ramos e Occhiellini, o i nostri attaccanti erano scarsi. Giovanni Valcano ha detto... Corrado, non ti sento più. Ma, eccolo, adesso ti ho ripreso. Chi ci ascolta dare le conclusioni. Andiamo a salutare e a rispondere anche a Maurizio, che dice: gioia, oggi la partita l'ha persa mister Di Carlo, non è possibile che ogni partita cambi di formazione, pazienza, uno o due cambi, ma oggi se non sbaglio sono cinque rispetto a martedì. Mi domando, ma noi abbiamo giocatori che più di una partita non possono fare? Ci sono squadre che non cambiano formazione quasi mai, se non per infortunio o squalifica. Che dici tu, Corrado? Dico che lo scorso anno questa squadra aveva un grande pregio, una grande forza, che quando entravano in campo le cosiddette riserve, che tra l'altro Di Carlo chiamava titolari della panchina, non cambiava quasi niente, nessuno vedeva delle modifiche tecniche di valore, perché la panchina era una panchina molto importante per la categoria. Purtroppo quest'anno ci sono i titolari e ci sono le riserve, e c'è chi è più titolare di altri, perché magari quando gioca Rigoni subisce qualche critica, ma quando non c'è manca quell'allenatore in campo, quel vigile, quel giocatore che davanti alla difesa con il Brescia, con il Frosinone, con il Chievo è riuscito a toccare 200.000 palloni, a cerciare le palle, a intercettare le palle, a sporcare, a difendere, a coprire. Oggi non c'era, e fatalità, siamo andati in gravissima difficoltà con un giocatore come Pontiso, che tra l'altro ha detto avanti di non giocare, che non giocava dalla partita con la Cremonese, che è andato in difficoltà, che vicino aveva una Gatti che è arrivato una settimana fa, e quindi a Maigama ne poteva avere poca con il reparto. È chiaro che si poteva, si doveva probabilmente far stringere i denti a Rigoni, ma bisognava capire anche come stava, come era dal punto di vista del recupero atletico e fisico. È normale anche che continuare a cambiare formazione, abbiamo visto che porta a scarsi risultati, per cui anche questa scelta deve essere valutata meglio, e in questo Di Carlo deve andare a valutare e a capire cosa sta succedendo. Ma quello che più oggi mi ha deluso profondamente, oltre all'atteggiamento della squadra, è proprio l'impotenza che questo 11, anzi questi 16, perché poi ci sono stati anche 5 ingressi, giocatori hanno dato di fronte alla Reggiana, che l'ho detto e lo ribadisco, è una squadra modesta, una delle più scarse che abbiamo visto nel girone d'andata, e perdere contro una squadra che è modesta è un brutto brutto segnale. Voi cosa ne dite della prestazione della Nerossi Vicenza? 0445 490 200 per dar voce al vostro pensiero. Con me, Gioia, con Corrado Ferretto. Ripartirei subito dal messaggio anche di Massimo da Tiene. Dice: qualcuno continua a stupirsi della pochezza di questa squadra quando il budget è il più basso della Serie B. Nel calcio non si inventa nulla senza investimenti mirati, spendendo il giusto. Grazie Massimo. Poi Emiliano: Gioia, bruttissimo Vicenza, deludente, a centrocampo senza idee e qualità, attacco inesistente. La Reggiana ha meritato la vittoria. Magalini sveglia, che ha sbagliato l'acquisto di tutti gli attaccanti di quest'anno. Ancora Daniele D'Agela dice: era difficile giocare il secondo tempo più male del primo, eppure ci siamo riusciti. Troppi cambiamenti continui in formazione, eppure siamo già a metà campionato e non abbiamo punti fermi. Sono molto molto preoccupato. Questo è il messaggio di Daniele. Tu che cosa ne dici, Corrado? Ma se il mitico Daniele Di Gela, che è un ottimista, un cuore biancorosso al 1000%, è molto molto preoccupato, beh, credo che
sia proprio la dimostrazione che oggi è stata una sconfitta molto pesante, che tra l'altro ha complicato la classifica della squadra di Carlo, perché ripeto, non l'ho vista, ma credo che non siamo tanto lontani da quel quinto ultimo posto che va ai play-out. Non posso che essere d'accordo con Daniele, primo tempo con Daniele, primo tempo molto brutto, secondo tempo peggio, e allora alla fine quando giochi così perdi, è normale, però non è una cosa che deve passare assolutamente inosservata. Ci deve essere da chi di dovere, dallo staff tecnico, dalla dirigenza, un esame di una situazione, perché ripeto, dopo l'Entella questo è un altro campanello, un campanellone d'allarme molto grosso che suona. Grazie. Sentiamo anche la voce di John allo 0445 490 200 che ci chiama da Venezia. Ciao John, benvenuto. Grazie, io ho visto la partita, onestamente sì, una brutta partita, però voglio solo fare un appunto alla nostra tifoseria, di cui sono orgogliosamente a parte. Siamo certamente un po' troppo pessimisti, cerchiamo di essere un pochino positivi. Sì, la squadra è andata male, oggi è andata male, però ragazzi, guardiamo anche le partite che abbiamo fatto gagliarde, sofferte, che comunque i nostri giocatori hanno messo in campo in questi giorni, tipo il Chievo comunque era una squadra tosta e siamo riusciti comunque a controbattere. Abbiamo avuto un sacco di infortunati, ma Mandeputta che non è fuori condizione chiaramente, cioè, cerchiamo di, se possibile, da tifosi razionalizzare, e poi non buttiamo la croce su di Carlo, che comunque è un buon allenatore, fa tanti anni in Serie A, in Serie B, si è dato il Vicenza a venire in Serie C. Per piacere, calmiamo le acque, stiamo proprio tranquilli, cerchiamo di essere positivi con i problemi che ci sono. Grazie. Un abbraccio a te, grazie John. Grazie, ciao. Corrado. Ma io ritengo che l'analisi di John sia un'analisi che per certi versi può anche essere condivisibile, nel senso che tutto quello che è stato fatto non è certamente tutto sbagliato, né tutto è cancellato, tant'è che insomma la squadra chiude oggi diciamo in zona salvezza. Però io ribadisco una cosa fondamentale: non possiamo fare finta di niente di fronte a una partita giocata così male, ma veramente male, senza attenuanti, perché la difesa ha preso gol in tutti i modi possibili e immaginabili, con la solita palla ferma, col secondo gol dove è imbarazzante la libertà che si lascia a Muratore prima di calciare a rete, a centrocampo poche idee confuse, in attacco non si è mai tirato in porta. Beh, insomma, io capisco essere ottimisti, però se non analizziamo la partita, perché questo è quello che facciamo quando la squadra ha giocato bene, abbiamo fatto anche i complimenti, però insomma si finisce un girone d'andata e bisogna fare anche un bilancio del girone d'andata, bisogna anche fare una situazione che sia generale, perché adesso tutte le squadre hanno affrontato, hanno concluso il ciclo, quindi un bilancio si può fare. Non è che puoi dire: ma sai, ho avuto un calendario difficile, ho affrontato quelle in cima, ho fatto quelle in fondo. No, le hai affrontate tutte, per cui la classifica oggi, adesso, da venerdì al Menti ci sarà il Venezia e inizierà il girone di ritorno, e quindi possiamo fare un bilancio. Beh, insomma, se l'obiettivo era una salvezza tranquilla, se addirittura la dirigenza aveva parlato di parte sinistra della classifica, non possiamo che dire che non ci siamo. Poi su di Carlo, quando fa bene lo premiamo, quando sbaglia come oggi finisce dietro la lavagna come tutti gli altri, perché qui, come prima, non si fa sconti a nessuno. 0445 490 200, con noi abbiamo anche Luca da Vicenza. Ciao Luca, benvenuto. Sì, ciao a tutti, buongiorno, intanto un salutone a voi e al grande Corrado. Niente, faccio una piccola premessa riallacciandomi all'ultimo discorso che ha fatto riguardo la dirigenza. Secondo me il vero problema è che la nostra dirigenza ha fatto credere che ci fosse la possibilità di fare un bel campionato. Se fossero stati più onesti dicendo che la difficoltà economica per questo periodo di Covid, dove ci sono soldi, tutti hanno i problemi in azienda, cioè detto, facciamo un campionato tranquillo sperando di salvarci e non illudendo la gente di avere una squadra e investimenti da fare, magari tutti avrebbero meno aspettative e le cose sarebbero andate meglio, cioè, tutti sarebbero meno arrabbiati. Siamo qui che dobbiamo salvarci con gli unghie, con i denti, si spera di portare a casa il campionato. Secondo me l'illusione di dire che abbiamo una società forte, che possiamo permetterci chissà cosa, ha illuso tanta gente, e la gente è che ci è arrabbiata. Comunque sempre forza Lane. Grazie, un abbraccio a te Luca. Corrado. Sì, ma Luca ha detto delle cose corrette, insomma non sono
la dirigenza ha parlato anche di parte sinistra di classifica, di salvezza tranquilla, e magari insomma ci auguriamo che la salvezza arrivi, intanto perché, come abbiamo detto tante volte, questo è un puntello fondamentale nello sviluppo del progetto, che insomma prevede nel prossimo campionato un ulteriore passo in avanti, e quindi per fare un ulteriore passo in avanti in questo campionato bisogna salvarci per forza. Poi è normale che un po' tutti credo potessimo pensare che questa squadra magari, visto anche quello che si è detto, potesse fare di più. Poi analizzando il valore del gruppo si capisce che soprattutto a livello qualitativo questa squadra è carente, poi carente davanti perché gli attaccanti sono tanti numericamente, ma a parte San Meggiorini gli altri incidono poco per non dire niente, e dietro, contrariamente all'anno scorso, si prendono continuamente gol, uno o due partita. Si pensava di aver messo una pezza con questo centrocampo a tre, oggi non c'era Rigoni, e diciamo che è stata un'assenza molto pesante, perché i giocatori importanti si vede la loro determinazione, il loro peso agonistico e tecnico quando mancano vedi quanto valgono, sì. E oggi la sua assenza è stata veramente importante, e quindi probabilmente molti si erano illusi di poter fare di più. Invece sarà un campionato di grandi difficoltà, perché ritengo, e spero di sbagliarmi, che questo mercato di gennaio forse sarà il cambio del secondo portiere, perché Perina vuole andare a giocare da un'altra parte, ma poi l'organico, la rosa rimarrà quella che è oggi. Sentiamo anche Stefano da Vicenza in linea allo 0445 490 200. Ciao Stefano, benvenuto. Sì, Sandra. Secondo il mio punto di vista dipende anche dal atteggiamento mentale che escono, che vanno in campo. Cioè, contro l'Entella eravamo tutti quanti convinti che Vicenza facesse una partita d'attacco, una partita quasi facile, e abbiamo preso una sconfitta, e lo stesso atteggiamento sicuramente, a parte tutti quanti i cambiamenti che vengono fatti dal punto di vista della formazione, che francamente preoccupa un po' se non ci sono dei punti fermi, come sembra, a parte il Covid che c'è stato, e anche la forma fisica, che molto probabilmente in qualche giocatore non è al top. Però la preoccupazione rimane. Per quanto riguarda la società, sì, ci siamo vantati di avere coinvolto gli imprenditori della provincia, abbiamo 8-9 top manager, top diciamo imprenditori di grido, abbiamo anche personalità che hanno dimenticato 25 milioni di euro all'estero fra i consiglieri. Voglio dire, scusate, ma allora è facile fare, non so, quei soldi degli altri, non so, le attività in questo senso qua. Cioè, mi spiego, ci sono consiglieri che secondo me o non vanno in consiglio o hanno dato solo un'adesione di massima e non hanno messo risorse in società. Cioè, questo deve essere anche abbastanza da chiarire, questo aspetto qua. Grazie. Grazie a te Stefano, sentiamo la voce di Corrado. Ma sentiamo che oggi purtroppo dal punto di vista tattico la partita si è sbagliata anche dal punto di vista dell'approccio mentale, insomma era una gara che un po' tutti avevamo presentato come una gara da non perdere, per tenere lontana la Reggiana, per tenere lontano il quintultimo posto, quindi questa sconfitta è ancora più grave, perché ci doveva essere in campo una squadra che dal punto di vista della voglia, della determinazione, della fame di fare punti, di portare via punti, doveva essere al top. Invece la Reggiana, con tutti i limiti, perché per quanto mi riguarda la Reggiana è una squadra più scarsa del Vicenza di Carlo, però ha avuto più fame, più voglia, ha cercato e voluto di più questa vittoria, e questa è stata diciamo la prima mossa verso questa brutta caduta in campionato.
Per quanto riguarda invece l'aspetto societario, senza dubbio l'organigramma, la composizione dei soci della società che è proprietaria della Vicenza Calcio, la Nerossi Vicenza, è di primissimo piano. E poi è normale che probabilmente, vista la situazione, il budget è limitato, e questo credo che sia il motivo per cui questa proprietà in questo momento ha un limite nell'operare nel mercato. Poi è chiaro che la gestione all'interno della società e le decisioni a livello di operazioni vengono fatte negli uffici di Via Schio, e noi ovviamente non possiamo sapere nei dettagli quello che viene deciso e quello che viene determinato. Noi vediamo quello che ci offre il campo, e quello che oggi ci ha offerto il campo è stato uno spettacolo purtroppo assolutamente negativo. Leggiamo il bilancio alla fine del giorno d'andata, che vede la squadra di Carlo oggi finisce il campionato, sarebbe salva sicuramente, però almeno personalmente, ma credo sentendo tutti o quasi tutti i tifosi biancorossi, ci si aspettava qualcosa di più e di meglio, e c'è un po' di timore giustificato per quanto mi riguarda per il giorno di ritorno, perché ripeto, la salvezza deve essere ottenuta assolutamente, perché credo che una retrocessione, un ritorno in Serie C farebbe saltare totalmente il progetto, che ricordo la proprietà quando è arrivata ha detto che in 5 anni ci sarebbe la possibilità di vedere squadra biancorossa in Serie A. Sono passati 3, quindi una caduta farebbe saltare totalmente i piani. Progetto ambizioso. 0445 490 200 con noi sulle frequenze di Stella FM, dopo partita firmato la Nerossi Vicenza. Sentiamo chi c'è in linea. Pronto? Pronto? Ciao, come ti chiami? Ciao, mi chiamo Paolo. Ciao Paolo, benvenuto, prego. Allora, saluto tutti quanti, anche Fareppo, simpaticamente, che è un grande, quando fa la radiocronaca, Sono un tifoso del Vicenza dal 1968, quindi ne ho visto di cotte di crude. Cosa voglio dire di questa partita? Che io non riesco a capire perché andiamo a giocarci una partita dove dobbiamo costruire la salvezza e andiamo giù molli. Cioè, anche la squadra quando gioca fa bene sugli altri campi dovrebbe giocare con lo stesso modulo, non aver paura. Purtroppo commentare una partita così non è anche semplice, perché purtroppo dopo una sconfitta amara non è semplice per nessuno. Però io non voglio essere distattista, perché poi siamo tutti bravi a salire nella carrozza e a salvezza. Quando si gioca male, come dice Faretto, si gioca male, e purtroppo oggi non ha funzionato niente. Perché guardando le 3 partite precedenti, come si può pensare che un Lane può giocare male così? Quando non fai nemmeno un tiro in porta, questo è il risultato. Dobbiamo solo voltare pagina e ricordare chi siamo. Poi sul discorso di questa benedetta punta, che ormai siamo sulle pagine di tutti, io non riesco a capire come mai non abbiamo preso, per esempio, quello che ha preso la Reggiana, Ademani, non so, costava così tanto, non lo so, però voglio dire, almeno gli altri si sono mossi. Quindi dobbiamo solo puntare quello che abbiamo. Spero che mi avete sentito, perché assolutamente non sento più la vostra sì. Voce. No, ci siamo. Scusa, sono emozionato, anche se io sono sempre uno di fede biancorossa. Ci sta male perché la sconfitta fa male. Però come anche l'altra volta abbiamo perso con Lentella, la sconfitta ha fatto male, siamo andati a reagire a Brescia. Io spero che Vicenza contro Venezia ci metta l'anima e cominci a pensare solo alla salvezza. Punte e non punte, abbiamo quello che abbiamo, abbiamo capito che questi non porteranno a casa niente, perché purtroppo con i soldi sappiamo come siamo, una piccola società, dobbiamo crescere e puntare alla nostra salvezza. Capisco tutti i commenti, però io sono di fede biancorossa, mi spiace, ma abbiamo perso, sai cosa, mi spiace, lo dico, prolungo un attimo, solo poi vi lascio la linea. No, prego, prego, dici pure. Ecco, dico solo che questi 10-15 anni abbiamo perso tanti anni di giovinezza, parlo di me, del calcio della Rossi Vicenza, perché con tutti i presidenti che abbiamo avuto quest'anno, 2 anni qua, è entrato questo Rosso, e quindi ci ha dato la possibilità di giocare in Serie B. Ci siamo salvati dalle cuffie, vi ricordate tutti, quindi è chiaro che ci aspettiamo tutti di fare il salto di qualità, però la bacchetta magica non ce l'ha nessuno, quindi abbiamo perso 20 anni, si può dire, quindi dobbiamo ripartire con questa società, sperando che, io
lo dico in diretta, mi auguro che è da tanto che non vedo Proscritte più wow, Proscritte vostro, non so, sentire Renzo Rosso cosa dice. Cioè è importante, la società si fa sentire, almeno dire stiamo tranquilli, facciamo un campionato di salvezza, punto, basta, non dire ma vogliamo puntare la sinistra, ci salviamo, basta, questo è importante, è l'opinione mia. Poi tutti abbiamo, possiamo dire quello che vogliamo. Comunque io vi ringrazio, sono emozionato, comunque è sempre forza e lana. Sono contenta che sei intervenuto con noi e sì, no, anche la prossima, mi raccomando, ti aspettiamo sempre. Ti ascolto sempre, mi dispiace i commenti a volte duri e ardui, perché poi quando si vince sono tutti bravi. E allora, come dice Ferrato oggi, abbiamo affrontato una squadra che era mediocre, perché stava andando male, loro purtroppo hanno fatto il gol da fermo e da lì ci siamo seduti come sempre e lì succede che poi noi li siamo a vincere. Comunque grazie, un grazie enorme a te, abbraccio tutti, abbraccio. Grazie, grazie, ciao Paolo, grazie, ciao, Corrado, grazie. Ah, sai, di Paolo, di questa telefonata mi piace sottolineare il fatto che quando la squadra del cuore perde è sempre una, è come una ferita, proprio una cosa che ti fa male e che magari ti porti dietro due o tre giorni. E io sono convinto di una cosa, anche chi chiama è un po' arrabbiato, un po' perché è deluso, perché è amareggiato, perché ci tiene a questa squadra, perché se i tifosi non ci tenessero così tanto, non fossero così attaccati a questi colori, non amassero così tanto questi colori, insomma, sì, cosa vuoi, che sarebbe una cosa che passa così. Invece le critiche sono fatte perché vogliono essere costruttive, vogliono essere assolutamente positive, perché alla fine l'obiettivo è quello di far crescere questa squadra, di portarla a risultati importanti, che non dimentichiamo, questa piazza è altra cosa che Paolo sottolinea assolutamente, io sono d'accordo, e chi ha seguito questi anni lo sa benissimo, ho combattuto con tutto me stesso la gestione Sisa, la gestione Cassingena, perché come ha detto Paolo sono stati buttati via 15 anni, disastrosi, disastrosi in campo, disastrosi anche a livello societario, perché hanno portato addirittura al fallimento della società, peggio di così, disastroso sul campo, disastroso a livello societario, fallimento, quel peggio che non si poteva fare. Adesso si deve ripartire ed è per questo che c'è tanta attesa, tanta aspettativa, perché la gente di Vicenza vuole tornare a respirare il calcio che merita di respirare, questa piazza per tradizione, per gloria, per il passato. Ed è normale che quando ci sono queste grandi delusioni la gente reagisca in questo modo, ma non perché è disfattista, perché ha paura di tornare in Serie C. E queste telefonate sono, questi messaggi, questi interventi sono solo finalizzati al fatto che tutti vogliono che questa squadra si salvi e che venga costruito un percorso, un nuovo ciclo che riporti i colori biancorossi dove meritano. Per cui nessuno vuole il male di questa squadra, assolutamente è il contrario. Chi chiama e chi la si lamenta lo fa perché spera che le critiche vuole bene anche, ovviamente, Corrado, a una squadra così, quindi anche tutti i giocatori, e si dimostra l'affetto anche a volte criticando duramente. Abbiamo sentito delle telefonate, dei messaggi, però le partite sono sempre molto diverse, no? Corrado, me le insegni anche tu, tutto può succedere, abbiamo anche un altro girone, quindi ragazzi, forza, sempre qui, sempre a tifare ovviamente la Nerossi Vicenza. 0445 490 200 invece per essere con noi, per intervenire in diretta, per farci ascoltare la vostra voce, farci ascoltare ovviamente il vostro pensiero, che è sicuramente molto importante. Direi, Corrado, di ripartire ancora da qualche messaggio. C'è Max che dice: come al solito facciamo resuscitare i morti. Io Di Carlo lo metterei in discussione, lo vedo un po' in confusione, visto il calendario che abbiamo a marzo saremo ultimi. Chiudi dicendo: non è la prima volta che il mister sbaglia una partita. Questi messaggi di Max. Dall'altra parte invece andiamo a rispondere anche a Francesco, che scrive: il terzo campanello d'allarme, società, cosa facciamo? PS, ma come fa Di Carlo a far giocare Marotta? Quindi questa è un po' la domanda di Francesco. Guarda, sul fatto che, non mi ricordo chi l'ha detto, si faccia resuscitare i morti, calcisticamente parlando, ovviamente, ahimè, purtroppo è la verità, visto che si è riuscita a far resuscitare Lentella quando arriva Talmenti, era praticamente spacciata, e adesso grazie a quella vittoria è tornata assolutamente in corsa. Oggi la Reggiana non vinceva, non segnava da una vita, insomma, e anche oggi purtroppo abbiamo dato una mano a chi era in grande difficoltà, e questo è un aspetto purtroppo assolutamente vero.
per quanto riguarda Marotta, io credo che Di Carlo li abbia provati tutti intorno a Meggiorini. Lo continuiamo a dire, lui continua a girare il compagno, il partner di Meggiorini. Cosa significa? È molto semplice, vuol dire che nessuno l'ha convinto, né Iallo, né Longo, né Marotta, né Gori. Punto fermo Meggiorini, e ogni volta cambia, il partner cambia. Cambia perché gli altri quattro non hanno convinto, non hanno dato sicurezza. E quindi è chiaro che oggi Marotta ha deluso, ma come tanti altri. Sentiamo 0445 490 200, abbiamo anche Cristian che vuole intervenire. Ciao Cristian, benvenuto. Sì, ciao, sono Cristian di Caos Biancorosso. Prima di tutto complimenti per la trasmissione. Poi volevo fare una considerazione a Ferretto. E siamo arrivati in Serie B vincendo un campionato con 10 giornate ancora da giocare. Abbiamo rafforzato la squadra con Yalov, che a Salerno non giocava, con Longo, che in Italia non ha mai fatto niente, con altri giocatori che non ne facciamo niente di niente. Adesso abbiamo ceduto Scoppa per rimpiazzarlo con Agassi, che era in Serie C, e abbiamo ceduto Bizzotto per portare a casa Valentini. Qualcosa non torna, forse fare calcio è un po' diverso da fare felpe e jeans, o no? Grazie Cristian, un abbraccio a te, grazie. Corrado. Ma l'analisi che fa Cristian è, diciamo, molto cruda, ma è l'esame di quello che è il racconto di quello che è accaduto. Diciamo che per gli ultimi arrivati, Agassi e Valentini, ci auguriamo, insomma, di poterli vedere all'opera. Ecco, oggi per la verità Agassi non bene assolutamente, e Valentini lo andremo a vedere. Per il resto questa è una squadra che, dal punto di vista qualitativo, abbiamo detto anche quando si è vinto, ha delle lacune, ha dei limiti, e ripeto, questa è una squadra che, se si vuole essere certi, sicuri di andare a mantenere la categoria, magari avrebbe bisogno di qualche rinforzo. Per il momento quelli che sono arrivati, per quanto mi riguarda personalmente, non credo che abbiano cambiato di molto, anzi direi di poco, di niente, il valore della squadra. Quindi io credo, ritengo, ma spero di sbagliarmi, che magari questa salvezza possa arrivare, così com'è la squadra. Qualche sofferenza la dovremo sicuramente vivere. 0445 490 200, la voce dei tifosi, con me Gioia, con ovviamente Corrado Ferretto per intervenire in diretta. Ripartiamo anche da qualche messaggino che abbiamo lasciato indietro, ma lo leggiamo. Massimo dice: bisogna considerare che erano fuori Beruatto, Dariva, e senza un Dalmonte, un Pontisso da recuperare. Secondo me l'allenatore, con questa squadra a disposizione, non può fare i miracoli. Se vuoi vincere bisogna segnare, e noi zero tiri in porta. Questa è l'analisi che ha fatto Massimo. Matteo di Arzignano: per me oggi bisognava insistere con Rigoni nel centrocampo e non con Pontisso, sia per le caratteristiche tecniche dei due, sia perché Pontisso era fermo da troppo tempo e bisognava farlo ingranare piano piano. Vorrei capire cosa ne pensa invece Corrado. Corrado, a te la parola. Diciamo che l'aspetto che hanno sottolineato anche altri radioascoltatori è questo: quando ti giochi certe partite molto importanti come questa, devi cercare di presentare la formazione migliore. Se sai già che ci sono tre partite in una settimana, e un Rigoni e un Meggiorini che sono gli uomini chiave di questa squadra, perché ormai è chiaro ed evidente a tutti, e sai che tre partite in una settimana non riescono a farle, beh, allora magari nella gara più importante, che è questa, perché questa l'abbiamo detto, ripetuto 500 milioni di volte prima di giocarla, non si doveva perdere mai per nessun motivo, ecco che li devi tenere freschi per questa partita. E magari devi andare a cercare di schierare la formazione con qualche soluzione, diciamo, di riserva, chiamiamola così, contro il Chievo, che tecnicamente è superiore e l'ha fatto vedere sul campo nel recupero martedì. Credo che l'errore commesso con Lentella, quando si è schierata una formazione che non era certamente quella titolare, e si è ripetuto stasera, oggi pomeriggio, è per questo che anche l'unci iniziale ha, diciamo, contribuito a perdere questa partita. Poi è normale che non ha funzionato niente nell'atteggiamento, nella fase difensiva, nella fase di costruzione, nella fase conclusiva, per cui
non credo sia solo una questione di singoli, di sicuro quando sono partite che valgono doppio, l'ideale, la cosa che personalmente io farei e sarei assolutamente fermo in questo è cercare di schierare la formazione più forte che puoi mandare in campo. Leggiamo Davide da Vicenza: mi dispiace sentire tutte queste critiche a Mimmo, che non sarà di certo il più forte allenatore al mondo ma nemmeno uno sprovveduto. La società secondo me ha lanciato un messaggio pericoloso di non avere tanta ambizione per questa stagione. Stefano da Vicenza invece scrive: ma una volta non si diceva squadra che vince non si cambia, invece in difesa mettiamo Barlocco e Buscagina, centrocampo Pontisso e il arrivato Agazzi, in attacco Giacomelli e Marotta. Vedete voi. Stefano da Vicenza dice così, tu che cosa ne dici, Corrado? Guarda, è un po' la considerazione del discorso che facevo prima. Credo che ripeto, in questa partita Di Carlo ha cambiato tanto, ha cercato di inserire forte fresche, senza calcolare però che soprattutto il centrocampo ha schierato Pontisso, che non giocava da parecchio tempo, dalla partita con la Cremonese, quando è uscito per l'infortunio al ginocchio a metà del primo tempo. E vicino a lui da interno destro ha messo un giocatore che è arrivato una settimana e quindi che con Pontisso avrà fatto 5 allenamenti, 4 allenamenti. È chiaro che il centrocampo è il settore chiave, il cuore di una squadra. Quando non gira quello va in difficoltà. Mettiamoci anche gli errori difensivi. Oggi di un Buscagin assolutamente forse la sua peggior partita da quando è a Vicenza, perché ne ha azzeccate veramente poche. E davanti non si è mai tirato in porta ed ecco che la frittata è stata fatta. Leggiamo anche quest'altro messaggio che è appena arrivato da parte di Andri: vorrei comunque sottolineare che la Reggiana ha fatto 2 tiri in porta e realizzato 2 gol. Non dico che abbiamo giocato una buona partita, ma io sinceramente sono convinto che una sconfitta non la meritava oggi. Gli stessi che criticano oggi Mimmo, dice sempre lui, lo scorso anno lo osannavano. Mimmo è di sicuro un valore aggiunto. Poi vediamo un altro messaggio che arriva da Marco: non ce la facciamo a fare 3 partite buone in una settimana con il Venezia, vedremo il Vicenza, visto che con il Frosinone almeno lo speriamo, quindi questa è una considerazione. Vediamo se c'è qualche altra domanda. Peo da Villa Verla che dice: da Reggio il peggio, lui è famoso, lo sappiamo, Corrado, per quanto riguarda a volte anche le battute, e quindi lo mitico salutiamo. Mitico Peo. Poi lui sempre dice: Gioia, chiedo a Corrado se mi può confermare le voci che malgrado le scarse risorse il Vicenza farebbe un doppio colpo di calciomercato. Arriverebbero cioè Buso per la difesa e in attacco Schiappa dalla Brocchese. Possiamo sognare, scrive Peo. Vediamo cosa ci risponde Corrado. È il solito Peo. E lui è il solito Peo, lo dice anche con molta leggiadria. Si diverte a drammatizzare ed è anche giusto che insomma in una giornata in cui siamo delusi, arrabbiati, si può dire incacchiati, ecco. Lo possiamo così dire, perché la partita almeno è andata come è andata. Almeno Peo ci fa un po' sorridere, dai, diciamo così. Vediamo poi, allora riprendo Andrea da Vicenza che scrive: peccato che non sia possibile fare le interviste post partita, Corrado avrebbe qualche domandina da porre sicuramente, ci scrive Andrea. Ah sì, più di qualcuna devo dirti, soprattutto chiederei a Di Carlo se insomma, vista la situazione contingente nelle palle ferme, si può cominciare a pensare a marcare a uomo e non più a zona. Non che magari questo sia, voglio dire, la soluzione che risolverebbe tutti i problemi, però io dico, se una cosa non funziona, perché insomma io ricordo il gol subito con il Cosenza, il gol a Cittadella, il gol con il Chievo, il gol oggi qualcuno me lo dimentico perché ne abbiamo presi sicuramente altri su calcio d'angolo e su calcio di punizione. Insomma, se continuiamo a prendere gol, cambiamo qualcosa, perché insomma io capisco marcare a zona, magari per certi aspetti, con determinati giocatori può anche essere una soluzione che dà buoni frutti, ma se continuiamo a prendere gol, beh, insomma, troviamo un'alternativa, magari sui giocatori più pericolosi avversari proviamo anche a fare un marcamento a uomo e magari gli altri marchino a zona. Cioè non è che adesso dico delle cose che stanno, voglio dire, non è che sto inventando chissà che cosa, lo fanno formazioni importanti quando decido di marcare a zona, ma se magari vieni a saltare Sergio Ramos lo vai a marcare anche a uomo, insomma se viene avanti Chiellini lo vai a marcare anche a uomo. Cioè oggi
che lo sapeva anche, lo sapevano anche i pali del Menti, che Rozio e Aieti erano pericolosi nelle palle ferme per la Reggiana. Quindi da che abbiamo preso gol? Da Aieti. Allora c'è qualcosa che non va, insomma. Sentiamo 0445 490 200, c'è anche Diego che vuole intervenire con noi. Ciao Diego, benvenuto. Sì, benvenuto. Intanto faccio complimenti a Stella FM per la trasmissione, molto grazie, bella. Grazie Diego. E anche per avere tra il vostro stile Corrado Ferretto, che è uno dei giornalisti con la schiena dritta Vicenza, magari ce ne fossero altri, però ci accontentiamo in pratica di lui, che secondo me è molto molto bravo e competente. Detto questo, sì. E complimenti anche a Giulia, ovviamente. Grazie. Capitolo, prego, capitolo società. Allora, Fiorenzo Rosso, padre e figlio, hanno parlato di parte sinistra della classifica di playoff. A me può anche andare bene che la squadra sia sulla parte destra, perché si può anche sbagliare. Quello che non tollero è che loro hanno anche parlato di modello Atalanta, di progetto di consolidamento di costruzione. Dopo, se vai a vedere la squadra, vedi che praticamente o in prestito, o c'è gente in scadenza di contratto, oppure adesso col mercato di gennaio, che hai comunque l'occasione di prendere magari qualcuno, ovviamente, tenendo. Per adesso hai preso un giocatore 6 mesi di contratto e un panchinaro del Padova 6 mesi di contratto. È questo che a me non piace. E in questo senso mi fanno anche un po' sorridere i tifosi, ma parte dei tifosi che dicono che bisogna essere positivi. Sono gli stessi tifosi che durante gli infausti anni di Cassinzena, se ti permettevi di criticare Cassinzena, ti dicevano aspetta, bisogna dar tempo alla squadra di Magana, dopo c'è il mercato di gennaio, dopo alla fine o retrocedevi o ti ripescavano, dopo ti dicevano bisogna stare attenti al bilancio, non vorrei mica fallire, non vorrei mica fallire nel tredivito della Trentina, poi voce che i cani ridicoli, umiliati in giro per l'Italia, falliti ovviamente. Adesso se uno si preoccupa del bilancio di Renzo Rosso, allora cioè, alzo le mani, allora perché se abbiamo una proprietà con i migliori imprenditori, più figli d'Europa, come dice lui, e preoccuparci del bilancio, dobbiamo stare lì a centellinare le risorse per avere una punta, vi dicendo allora io alzo le mani. Insomma, ma io spero che i tifosi di Trentino, la maggior parte, non siano così e cerchino di essere critici in maniera costruttiva. Ti sentiamo, ti preso, quello che vedono per adesso, quello che vediamo è stato abbastanza pietoso quest'anno. Grazie e buona serata. Un abbraccio a te, grazie Diego. Corrado. Diego sottolinea una cosa che è assolutamente diciamo importante. Vicenza è una piazza che ha grandissima tradizione, che ha una storia e soprattutto una tifoseria che viene da anni, che lui ha descritto in maniera assolutamente perfetta, in cui insomma si è andati malissimo in campo e poi si è arrivati addirittura al fallimento societario. C'è grande aspettativa perché è arrivata una proprietà forte. Ci sono dei soci che rappresentano la provincia, si è presentata in questo modo e quindi c'è una proprietà che diciamo è di assoluto valore, è stata presentata come una società di esempio a livello calcistico, ed è chiaro che con tutte queste premesse positive la gente non si può che aspettare giustamente di ottenere degli risultati importanti. C'è un progetto che va avanti, c'è arrivata la promozione in serie B, adesso bisogna mantenerla e ripeto, la paura dei tifosi è che non vedono probabilmente, o hanno paura che questa promozione svanisca, e sarebbe un'interruzione pesantissima di un progetto che, non lo dico io, è stato presentato in maniera sicuramente importante, con un progetto nel tempo, perché la proprietà ha parlato di modello Atalanta. E quindi credo che insomma sia assolutamente un modello che attualmente gioca in Coppa dei Campioni, quindi insomma c'è grande ambizione. Se si presenta un progetto con grande ambizione, è chiaro che ci si aspetta tanto dall'altra parte. Si illude, quando si cade si fa male, perché ci sono delle aspettative deluse, ed è normale che i tifosi hanno anche poca pazienza, perché nel calcio poi magari ci vuole anche poca pazienza, però tutto nasce ed è in funzione di quello che la proprietà dice. Sentiamo anche quello che ne dice Luca allo 0445 490 200 in diretta su Stella FM. Ciao Luca, benvenuto. Sì, buonasera a tutti, un saluto a Corrado.
nostra frontiera di tifosi dell'Ane. È sempre la voce più giusta, più corretta per noi tifosi. No, due questioni tecniche volevo sottoporre a Corrado. La prima è chiaramente una critica a Mimmo sul fatto che come si può partire una partita, cioè iniziare una partita sapendo già che hai praticamente quattro cambi, quattro giocatori che non arriveranno al 90esimo e quindi ti precludi già alcune scelte eventuali di cambiamento tattico. L'altra è come mai non si riesce mai, Mimmo non prova mai niente di diverso, cioè anche oggi è uscito un attaccante, è uscito il centrocampista, è entrato il centrocampista. E poi l'ultima questione è quella della difesa su queste punizioni da tre quarti campo, come mai difendiamo sempre al limite dell'area piccola? Non è una questione secondo me di uomo di zona, ma almeno di stare 5 metri un po' più alti come fanno tutte le altre squadre. Alla fine noi invece difendiamo sempre al limite dell'area piccola, chiaramente lì un pallone messo bene, uno che stacca bene, buonanotte, grazie, forza Lane sempre. Un abbraccio ciao. A te, grazie Luca. Ciao. Corrado. Allora, parto dall'ultima questione, quella che riguarda le punizioni, dove Luca fa una osservazione tattica importante. Io prima avevo parlato di difesa zona, difesa uomo. Lui fa un'osservazione che io, sbagliando, non avevo citato, ma è assolutamente corretta. E quando Luca dice di stare più alti, mi viene in mente il gol subito con il Cosenza, quando una palla dall'altra quarti trova la difesa biancorossa quasi all'altezza dell'area piccola. È verissimo quello che dice Luca, 5 metri più avanti, e quel pallone lì sarebbe stato molto meno pericoloso, perché l'attaccante o va in fuorigioco oppure colpisce palla più lontana dalla porta. Questo senza dubbio è un altro aspetto su cui Di Carlo deve lavorare, perché quando vediamo le punizioni nelle altre partite con le altre squadre, molto spesso vediamo la linea di difensori che magari è parallela alla linea del limite dell'area di rigore. È verissimo che la squadra biancorossa difende molto più bassa, e questo non è un caso, ma è una cosa che accade spesso, probabilmente viene fatto per scelta, e però i fatti, i risultati del campo non danno ragione alla scelta biancorossa. Questo è un altro aspetto, oltre che al fatto di marcare la zona, marcare l'uomo, è un altro aspetto che il nostro amico Luca ha sottolineato, ed è assolutamente una cosa corretta. Anche se, ripeto, per esempio oggi il centrale della Reggiana, molto bravo nel gioco aereo, salta in mezzo a due biancorossi, bisogna anche essere un po' sgamati, un po' furbi, bisogna usare anche magari il gomito, magari la spalla, andare a contrasto. Vedo anche poca esperienza, poca furbizia, un po' di mestiere manca in certe situazioni da parte dei difensori biancorossi. La voce, sì. Per quanto riguarda invece l'aspetto tattico, raramente, ha ragione anche qui Luca, Di Carlo ha cambiato. Ricordo a Pescara quando si vinceva 3-2, è andato a schierare il 3-5-2 dopo che era partito con il 4-4-2. A volte modificare, è successo anche con il Chievo quando era in difficoltà, ha messo dentro Bizzotto andando al 5-3-2. A volte cambiare modulo in corsa quando le cose non vanno è cercare di, se una cosa non va, devi cercare di cambiare, perché magari può andare anche peggio, ma sicuramente hai la speranza che invece le cose migliorino. Quindi è una cosa che dal punto di vista tattico Di Carlo ha fatto qualche volta, ma per dire, anche oggi un'idea che avevo io, che magari può essere condivisibile o meno, a un certo punto dire così non va, proviamo anche a mettere due esterni e attaccare la Reggiana sulle corsie laterali, cercando poi di andare sul fondo e di mettere cross. Poi che con gli attaccanti che aveva in campo sulla biancorossa, magari di testa la si poteva prendere poco, ma era cercare di cambiare lo stato delle cose, che purtroppo non stava andando bene, non stava promettendo niente di buono. Infatti poi è arrivato alla fine la sconfitta. Quindi quello che dice Luca è assolutamente, ha un fondo di verità. Ci sono dei concetti tecnici, tattici,
sì, assolutamente da considerare. La voce, la vostra, lo 0445 490 200. Sentiamo chi abbiamo in linea, pronto? Sì. Ciao, come ti chiami? Sì, Francesco De Vicenza. Ciao Francesco, benvenuto, sei in diretta, prego. Sì, prima si parlava di Cassingena, ma scusate, guarda che i primi 2-3 anni con Cassingena potevamo andare in Serie A, perché se vi ricordate il 22 dicembre del 2005 si è fatto male Gonzalez, quello ci avrebbe portato in Serie A insieme con Svok. Cioè, siamo partiti all'inizio di novembre con Gonzalez che ha esordito e in un mese e mezzo da terz'ultimi siamo arrivati in zona playoff, avevamo vinte quasi tutte. A vigilia di Natale purtroppo è successo questo. Cioè, è stato anche sfortunato Cassingena. Adesso io non voglio difendere Cassingena, però insomma... non è che possiamo sempre buttare la croce addosso sto qua. Grazie. Grazie a te Francesco, un abbraccio. Salve. Sentiamo Salve. Cosa dice Corrado. No, guarda Gioia, io coerentemente con quello che ho sempre detto e scritto in quei 15 anni, per me la gestione di Cassingera ha un solo aggettivo: indifendibile. E la chiudiamo qui, andiamo avanti invece allo 0445 490 200, altre telefonate per commentare la partita dell'Anno Rossi Vicenza che è finita, lo ricordiamo, per la Reggiana per 2-1, quindi con una sconfitta. Messaggi tanti, e allora vado a salutare anche un tuo grande amico, caro Corrado, che ci scrive da Casalecchio di Reno. Corrado, io sono un tuo accanito fan, ci fai complimenti per la trasmissione, dice... Sono amareggiato e non saprei cosa dire. Poi tutte queste critiche su Mimmo, mi dispiace. Siamo tutti allenatori? Scrive. Io mi affido solo ed esclusivamente all'analisi di Corrado, che è competente, gran bella trasmissione. Quindi ti fa questo grosso saluto, Corrado. Il tuo amico Robertino. Mi senti? Corrado? Pronto, pronto? L'abbiamo perso, Corrado, per strada? Corrado, mi senti? Corrado, Corrado? Beh... niente, è caduta la linea. 345 7959 749, sms whatsapp per i vostri messaggi, 0445 490 200 invece per quanto riguarda la linea diretta. Eravamo rimasti con questo messaggino che ci ha fatto piacere da Robertino di Casalecchio, che salutiamo con grande affetto. E poi invece torno da Andrea di Chaos Biancorosso, che dice: in estate avevamo parlato dei limiti di Brusca Gin, la cui alternativa è stata presa rotta. Vedi Lerardi, Nalini, a Crotone era più in infermeria che in campo. Gli acquisti di Longo, Triennale e Iello sono preoccupanti e il mercato di gennaio è totalmente a costo zero, perché non si mette in discussione Magalini, la società ha modificato il progetto. Andrea, che quindi va a parlare ancora di società, quindi tra poco vedremo anche di risponderti. Vediamo un altro messaggio da parte di Lino, che dice: almeno si dichiara a fine partita che il responsabile lui, ma non basta, forza Lane. Quindi penso che questo messaggio, Lino, sia stato definito e riferito a mister, forse mister Di Carlo. Dall'altra parte, messaggio che arriva, vediamo un po' da chi non si firma, ma lo leggiamo. Il Lozat dice: complimenti per la trasmissione e per lo spazio che date ai tifosi, quindi grazie, grazie a te. Ancora altri messaggi che stanno arrivando, vediamo di recuperarli subito, da parte di Matteo, che dice: seconda domanda sempre per Corrado, Brusca Gin terzino molto imbarazzante, secondo me i centrali azzeccati sono Pasini e Padella, perché non ha continuato con loro? Questa è la domanda di Matteo, sentiamo quello che risponde anche il nostro Corrado Ferretto. Sì, concordo oggi molto molto molto, e la ripetizione è voluta male, Brusca Gin assolutamente molto male. Diciamo che Cappelletti a destra, in attesa di vedere Valentini, è una soluzione che aveva dato più garanzie. Non so se oggi Di Carlo ha voluto mettere Padella in panchina per dargli un po' di riposo, perché magari aveva qualche problema, era affaticato, ma diciamo che da quella parte la Reggiana ha sfondato tanto, ha creato problemi, e in entrambi i gol Brusca Gin ci ha messo del suo, e quindi la sua prestazione è stata oggi assolutamente e gravemente insufficiente.
Sentiamo la voce anche di Gianni che ci chiama da Malo allo 0445 490 200. Ciao Gianni, buonasera e benvenuto. Sì, buonasera. Volevo chiedere a Ferretto, secondo lui le prossime due partite contro il Venezia e contro il Pordenone, se non sbaglio, se c'è possibilità di fare qualche risultato, perché la vedo molto dura con quelle due squadre, anche perché il Venezia ha vinto anche oggi con Cittadella, quindi sarà dura. Volevo sapere riguardo cosa diceva Ferretto. Certo, grazie. Grazie a te, un abbraccio caro Gianni, grazie. Ma diciamo che in Serie B non ci sono mai partite scontate che partano con il risultato definito. Il bello della Serie B, che insomma l'ultima bombata della prima, l'Entella sembrava morta per esempio ed è adesso tornata in zona di, in cui può lottare anche per una salvezza diretta. Cioè, senza dubbio la domanda è che Vicenza vedremo contro il Venezia? Vedremo il Vicenza visto per esempio a Brescia o nel primo tempo contro il Chievo o anche nel secondo tempo con il Frosinone, o vedremo il disastro che abbiamo visto oggi? Perché qui rispondendo a questa domanda possiamo anche capire se la squadra avrà la possibilità o meno di fare punti contro il Venezia e il Pordenone. La mia idea è che questa squadra poi reagirà, perché dal punto di vista dell'unione, della compattezza, della forza del gruppo, questa squadra è sicuramente questo è uno degli elementi positivi, un elemento su cui si può contare. Però il calcio purtroppo o per fortuna si gioca anche in base alle qualità, alla forza tecnica di una squadra, e questa lo abbiamo detto tante volte, è una squadra che di qualità ne ha poca. Serviva un centrocampista di un certo livello dal punto di vista qualitativo, è arrivato Agassi che è stato spacciato da regista perché probabilmente non l'ha mai visto giocare personalmente, che insomma l'avevo visto una decina di volte, e questo è un giocatore con caratteristiche simili a Cinelli, che però fa anche lui della quantità, dell'agonismo, delle sue doti diciamo migliori, peculiari, per cui qualità in mezzo al campo se ne è messa poca. Dietro speriamo che Valentini sia quello che Di Carlo ha potuto allenare a Spezia, dove è stato fatto il titolare, che non sia il Valentini di Padova, che non vedeva il campo perché Mandolini non schierava mai. Contro il Venezia, contro il Pordenone, per fare punti servirà un altro Vicenza. Quello di oggi perderà se giocasse così, ma ci auguriamo e speriamo assolutamente di no, non avrebbe chance di fare punti. 0445 490 200 per essere dei nostri sulle frequenze di Stella FM. Avevamo anche in sospeso, devo dire, un messaggio di Andrea che avevo letto perché ti avevamo perso per un attimo, poi ti abbiamo ritrovato. Direi che non so se l'hai sentito, preferisci che te lo rileggo? Te lo rileggo e allora lui diceva, il nostro Andrea: in estate avevamo parlato dei limiti di Bruscagin, la cui alternativa è stata presa rotta, vedi Lerardi. La linea a Crotone era più infermeria che in campo, gli acquisti di Longo, Triennale e Iello sono preoccupanti, il mercato di gennaio è totalmente a costo zero. Perché non si mette in discussione Magalini? Ci chiede Andrea. E soprattutto, la società ha modificato il progetto? Allora, per quanto riguarda il direttore sportivo Magalini, gli abbiamo fatto i complimenti lo scorso anno perché ha gestito una squadra cambiandola tantissimo, creando un mercato in cui aveva un'idea ben chiara, costruire il 70-80% del gruppo base per poi andarlo a modificare, ritoccare nel 5 giorni di mercato. Operazione riuscita perfettamente, poi anche perché la squadra ha vinto il campionato. Diciamo che ha sbagliato Scoppa, che è stato un acquisto non centrato, e Emanuello, che poi a gennaio è tornato alla Pro Vercelli. Ma nel complesso, insomma, quando acquisti 15 giocatori, due li puoi sbagliare assolutamente, insomma, non c'è nessuno che non sbaglia niente. Quest'anno è stato un mercato dove la programmazione, per quanto almeno mi riguarda, non l'ho vista, e perché si parla di consolidare la categoria, e questo è assolutamente importante. Ma se si parla di costruire, se vado a analizzare la rosa, vedo che a giugno dell'anno prossimo questa squadra è da rifare, perché ci sono tanti giocatori che andranno in scadenza, tanti giocatori che sono in prestito, per esempio D'Arriva, che è uno dei giocatori più importanti della squadra, è in prestito secco dall'Atalanta. Gori, anche se dovesse esplodere e fare 10 gol, tornerà alla Fiorentina perché è in prestito secco. Valentini arriva ed è in prestito secco. Agassi arriva e ha un contratto fino a giugno. A scadenza giugno ci sono in difesa Padella, Bruscagin, Barlocco. In attacco Meggiorini avranno in più, così come ce ne avranno in più Rigoni e Cinelli, che non sono proprio insomma dei giovanotti, e davanti
si rischia di restare con Iallo e con Longo, che hanno contratti lunghi, che scadranno nel 2023, che sono un po' le delusioni di questa stagione. È normale che in questo contesto il mercato di quest'anno di Magalini, poi attenderemo il 2 di febbraio per giudicare anche quello di gennaio, quindi sono altri 10 giorni, per cui i giudizi si danno sempre alla fine a bocce ferme, però anche il direttore senza dubbio in questa stagione non è stato così bravo come era stato lo scorso anno, per cui anche lui, quando credo ci tirerà una riga a fine stagione, la proprietà andrà a valutare il suo operato. Credo che, conoscendo un po' la gestione della proprietà rosso, tutti insomma sono sotto osservazione, nessuno è al di fuori di ogni nessuno può, diciamo, vivere se nessuno è intoccabile in qualche modo se non ci sono i risultati. 0445 490 200 sulle frequenze di Stella FM. Dopo partita firmato la Nerossi Vicenza, salutiamo anche Mario che dice: sembra modello Castingena altro che modello Atalanta, fa questo tipo di commento. Poi Luciano ti chiede: con tanti giocatori non al top, perché non dare fiducia a Mancini e Fantoni? Allora, per quanto riguarda Fantoni, un giovane che ha delle potenzialità anche fisicamente molto ben strutturato, e di Mancini abbiamo detto tante volte in questa trasmissione, ci piace anche ripeterlo, perché è un giovane di grande prospettiva, è un giovane che già adesso è nel mirino di società importanti, però sono Mancini addirittura ha 16 anni, Fantoni ne ha 18, sono giovani che in questo momento in cui insomma le cose vanno, non vanno male, ma insomma non vanno neanche bene, caricarli di stress, di responsabilità non mi parebbe nemmeno giusto. Sono giovani che sono un po' il fiore all'occhiello del settore giovanile che Nicolini sta gestendo con bravura. Tra l'altro Nicolini ha avuto il merito di mantenere Mancini a Vicenza quando lo volevano anche club importanti stranieri, però è un ragazzo, lasciamolo crescere. Sicuramente mi piacerà vederlo giocare, sperando che, non so, le ultime 4-5 giornate la squadra sia già in salvo e quindi possa giocare con più serenità, e mi piacerebbe vederlo in campo, allora sì, anche dal primo minuto, fargli giocare, fargli acquisire esperienza e poi nel campionato che verrà magari dargli ancora più spazio. Ma sono ragazzi giovani che vanno cresciuti con pazienza, cercando di farli crescere senza mettergli ansie né responsabilità che spettano ad altri in questo momento. 345-7959-7479, messaggi WhatsApp. Ripartiamo da Michele che dice: caro Corrado, ma oltre i limiti tecnici questa squadra sbaglia spesso l'approccio alla partita, l'atteggiamento in campo e manca di grinta. Poi una domanda da parte di Nicola, scrive: ciao ragazzi, volevo chiedere a Corrado, giocare così male contro le dirette concorrenti per la promozione, partite molto buone con le prime della classe, è un problema di testa o di carattere, nel senso di spocchia? No, non è un problema né di testa né di spocchia, come dice il nostro amico radioascoltatore. È che quando tu giochi contro una squadra che gioca a calcio è più facile, perché ti appoggi, come dire, ti stai dietro, riparti, loro ti lasciano spazio, ti lasciano giocare, poi magari hanno anche una qualità tecnica importante che ti può anche mettere in difficoltà. Non a caso, anche quando ha perso, per esempio a Ferrara contro la Spal, il Vicenza ha giocato una buona partita, ha perso immeritatamente a mio avviso per un rigore di Cinelli che ci poteva anche stare, ma al 93esimo, però testimonia che la partita è stata in equilibrio. A Empoli, contro, per quella che io ritengo la formazione più forte del campionato, è finita 2-2, quindi la squadra si è portata bene. Lo stesso con il Chievo, è stata un'altra partita che ha mostrato un avversario molto forte e si è portato un punto a casa che ha un valore assolutamente di rilievo. E quando tu invece giochi contro le squadre di pari livello devi fare la partita e devi dimostrare quello che sai fare a livello di impostazione, e lì tu devi fare la gara, devi anche mostrare le tue qualità, le fasi di gioco a livello di tecnica, è più difficile quando devi attaccare una difesa che magari è completamente schierata, che non ti lascia spazi,
che è tutta chiusa e poi riparte, quindi tu devi anche andare a cercare di non sbilanciarti ma di fare gol, ed è normale che da questo punto di vista ci sia assolutamente una difficoltà maggiore, perché da sempre fare calcio quando si difende in massa è assolutamente una difficoltà che le squadre hanno, e qui non è questione di testa né di spocchia, magari oggi si è sbagliato anche dal punto di vista dell'approccio alla gara, ma è una partita che ha evidenziato quelle problematiche che avevamo visto anche con l'Entella, per fare l'esempio più clamoroso. Quindi da questo punto di vista, come abbiamo detto più volte durante la trasmissione, è un segnale preoccupante, perché le partite che valgono doppio sono quelle che si giocano contro le squadre che lottano con il Vicenza per evitare la zona pericolosa, per evitare il quintultimo posto. E se si sbagliano queste partite e la squadra ne ha azzeccate poche, perché se andiamo anche a ritroso, abbiamo visto con la Regina si è arrivato un pareggio sofferto, con l'Ascoli si è vinto, ma si è vinto con grande difficoltà, 93esimo, e con l'Entella si è addirittura perso. E, diciamo che fortunatamente in trasferta, quando appunto anche lì si è stati chiamati a fare gioco, ma si è stati chiamati magari più a difendere, a ripartire, vedi Cremona e Pescara, si è riuscito a fare il risultato, ma al Menti, pur con il Menti deserto, con tutte le cose che sappiamo, che non ci sono i tifosi, che sicuramente avrebbero dato una grande mano, si è fatta molto molto fatica. Poi in questo momento si può anche dire che giocare in casa in trasferta senza pubblico non fa grande differenza, però chi gioca in casa è sempre chiamato a fare la partita, e quando questa squadra deve fare la partita va in difficoltà. Ultimi messaggi quasi in chiusura del nostro appuntamento post partita con Gioia, con Corrado Ferretto. Ripartiamo da Raffaello, che dice: a volte non è l'attaccante che non va, ma il modulo o la maniera in cui l'allenatore fa giocare la linea di attacco. In che maniera si costruisce questo? Abbiamo centrocampisti in grado di mettere l'attaccante in grado di colpire? Le varianti sono molteplici, scrive Raffaello. Costruzione esecuzione non sono le uniche. Per il bene del Vicenza non gettiamo le colpe addosso a nessuno, nel calcio ci vogliono idee, forse quelle non ci sono, mancano. Sì, manchino idee, insomma, magari mi sembra un po' eccessivo che non si riesca a realizzare quello che si vorrebbe fare. Questo il campo oggi l'ha diciamo evidenziato, perché insomma non penso che ne dicano i giocatori volessero mettere in scena una partita così brutta, quindi certo, senza dubbio si voleva fare un altro tipo di gara, però il risultato che ne è uscito è questo, e deve far assolutamente riflettere, perché e ne è uscito veramente una prestazione cui non c'è assolutamente niente da salvare, perché ripeto, in difesa si sono commessi errori, a centrocampo non si è costruito quasi niente, e in attacco non si è mai tirato in porta. Quando giochi così, poi se perdi è la cosa più normale del mondo, non è che puoi sperare giocando così male di fare punti, di portare a casa la partita, per cui da questo punto di vista magari le idee ci possono anche essere, però bisogna anche concretizzarle. Salutiamo Luciano, che dice: sempre la stessa musica, perché con le squadre titolari si fa bene, si fa pressing, si è messi ok in campo, comunque la salvezza arriva dal Menti ed è sempre stato così, soprattutto in Serie B. Grazie Luciano. Messaggio da parte di un radioascoltatore, Roberto dovrebbe essere, non si è firmato ma mi sembra di capire che è lui. 4 milioni di perdita a bilancio lo scorso anno ed è un grande risultato la promozione, c'è chi ha speso molto di più, ma 1 milione scarso quest'anno? Cosa vogliamo pretendere? Costruire una rosa da in estate a parametro zero? Non so se follia o se ci credono veramente. Del budget della proprietà abbiamo già diciamo parlato, discusso anche prima, lo ripetiamo volentieri. È chiaro che la proprietà della squadra biancorossa è fatta da imprenditori di assoluta importanza, perché insomma la famiglia Rosso non ha bisogno di presentazioni, ma nemmeno tutti gli altri soci, che sono un po' il fiore all'occhiello della provincia vicentina, ed è per questo probabilmente che i tifosi biancorossi si aspettavano di più. Poi è chiaro che adesso in questo momento c'è tutta una serie di situazioni che
non dobbiamo certo raccontare noi, insomma, la pandemia, le difficoltà dell'industria, il fatto sicuramente che... non è stato un anno facile quello dell'anno scorso, sì, eh? Poi per qualcuno nessuno dirà che queste difficoltà ci sono per tutti, ed è questo è altrettanto vero, ma è una cosa che voglio ribadire, è che dopo 15 anni, 20 anni di disastri da parte della gestione precedente, è umano più che normale. Io dico è umano che di fronte a una proprietà così importante i tifosi biancorossi si aspettino veramente di aprire non una pagina nuova, ma un libro nuovo per tornare a vivere e ad essere nel calcio che conta. A volte ci vuole anche sicuramente pazienza che magari i tifosi poi se le cose vengono spiegate riescono anche a capire. È normale che poi se si parla di modello Atalanta i tifosi possono capire che il modello Atalanta deve arrivare in fretta, poi invece magari ci vogliono un po' di anni, però le aspettative che ci sono da parte di questa proprietà sono sicuramente alte, ed è per questo che poi la gente si fa queste domande, dicono sì, diciamo dei progetti importanti, poi c'è fretta anche in qualche modo di portarli a casa, vederli applicati in qualche modo. Sì, è chiaro che, ripeto, la comunicazione con la tifoseria è sempre stata una cosa che di assoluto primaria importanza, e questo voglio dire, credo che la società lo sappia bene, tra l'altro insomma il mondo OTB, il mondo diesel è maestro in questo, per cui non ricordo chi tra i centinaia ormai di tifosi che ci hanno chiamato, scritto, Gioia, ormai abbiamo perso i nomi. Abbiamo perso il conto stamattina. Sì, ha detto anche la comunicazione magari deve essere un po' migliorata, ha detto magari anche Stefano Rosso, Renato Rosso, ogni tanto parlino i tifosi. Beh, ecco, io nel mio piccolo posso dire che la ritengo un'osservazione assolutamente corretta, poi ovviamente la proprietà decide quello che deve fare, noi permettiamo solo di dire quello che pensiamo, è assolutamente, nemmeno ci passa per la testa di consigliare nessuno, ma credo che ogni tanto parlare della tifoseria, per quanto mi riguarda, sarebbe una cosa giusta, che i tifosi gradirebbero. Salutiamo Stefano che dice speriamo di restare in Serie B, e certo lo speriamo. Poi andiamo a rispondere anche a Marco che dice chi avresti preso Corrado adesso a gennaio, non c'è una granché in giro nel mercato di riparazione, quindi dacci un tre nomi Corrado se puoi. Ma guarda, allora che non ci sia molto in giro nel mercato di gennaio, abbiamo detto, ripetuto, così come abbiamo detto, ripetuto quello che accade sempre nel mercato di gennaio, che chi ha giocatori buoni si ritiene oppure se li fa pagare il doppio o il triplo di quello che valgono. E fatta questa premessa si capisce già che quando tu arrivi a gennaio devi riparare, sei già in una condizione di svantaggio. Lo scorso anno non si doveva riparare niente perché si era fatto molto bene nel mercato estivo, cioè c'era la necessità di prendere un esterno d'attacco, è arrivato Nalini, ma era l'unica cosa che serviva proprio per completare la rosa. Questo perché, ripeto, in estate si era fatto molto bene. Questa estate è inutile che ci siamo tanto intorno, perché tanto è sotto gli occhi di tutti, si sono sbagliate diverse cose. E quindi adesso c'è la necessità di andare a riparare. Per riparare ci sono sempre due strade. O spendi tanto, vedi Cremonese, vedi Monza, vabbè, insomma sono poi... Cremonese ancora Monza, non fa neanche testo, fuori categoria, perché là... insomma c'è una disponibilità economica che non è fuori dal normale, ma oppure cerchi di andare a mirare qualche obiettivo, e le strade anche qua sono o prendo un giocatore d'esperienza come può essere anche il di Valentini, magari lo prendo per in prestito per 6 mesi e poi lo faccio tornare al mittente, oppure vado a pescare come fa il Cittadella dei giovani di prospettiva. È chiaro che la seconda strada è più pericolosa, perché un giovane magari è un giocatore esperto, ti può dare dal punto di vista delle prestazioni, anche dell'ambientamento nel gruppo, perché magari conosce già i giocatori, conosce la categoria, o meno rischi, ti permette di rischiare di meno, e quindi se fai questa scelta, magari il Valentini della difesa è una scelta che, conoscendo anche l'allenatore, probabilmente darà, ci auguriamo tutti, i frutti sperati. Tra l'altro questo è un giocatore che può giocare terzino destro, può giocare centrale, quindi darà sicuramente un contributo, ci auguriamo, importante, in una difesa che insomma continua a prendere gol anche evitabili, quindi ci auguriamo che sia un innesto importante. In mezzo al campo, ecco, questo si avrebbe puntato a un giocatore di più qualità,
non me ne voglia Gatti, ma lo ritengo un doppione di Cinelli, di Zonta per caratteristiche, forse magari di Zonta magari un po' meno, ma di Cinelli sì, sicuramente sono due giocatori che fanno la mezzala, che fanno l'interno, che poi all'occorrenza giocano mediano davanti alla difesa, però la qualità tecnica non è la qualità magari di qualche giocatore che avrebbe potuto e dovuto alzare il tasso qualitativo della squadra. Lì magari sarà intervenuto in quel modo, poi davanti purtroppo per acquistare a gennaio ci vogliono tanti soldi, soprattutto bisogna cercare di far uscire quelli che hai, e l'unico che aveva mercato in C era Guerra, che è andato alla Ferrari Pisalò. Adesso negli ultimi giorni sperare di un colpo importante, poi nel mercato mai dire mai, ma insomma credo che i tifosi, lo dico così sperando di sbagliarmi, non si debbano fare particolari illusioni, perché credo che l'attacco biancorosso resterà così come oggi. Allora salutiamo anche, vediamo, Renato dice: dopo due mesi che non segnava e non vinceva siamo riusciti a far vincere anche la Reggiana, e con due reti di Carlo, imbarazzante, con lui la società che vuole costruire la squadra con gli svincolati per non spendere dei soldi, ma se restavano a Bassano era meglio, quella è la loro dimensione. Renato che è sicuramente molto deluso e ci è andato giù anche un po' pesante. Saluto Franco che è della stessa idea circa, dice: ciao Gioia, ciao Corrado, siamo riusciti a resuscitare prima l'Entella e oggi la Reggiana, nessun tiro in porta in tutta la partita, potevo giocare io in porta, la Reggiana era lo stesso, prima di sbagliare, ma spero di sbagliare, ma faremo fatica, dice Franco, a salvarci. Diciamo che oggi è andata in scena veramente una brutta brutta partita, una squadra che ha commesso errori in tutte le zone del campo, in tutti i reparti, e che ha perso assolutamente meritatamente contro un avversario, e questa è la cosa più grave, che insomma, se non vinceva da due mesi, non segnava, insomma, vuol dire che qualche problema ce l'aveva, perché insomma il campo non mente mai, e purtroppo averla rilanciata è molto grave, non posso che dare ragione ai nostri amici radioascoltatori che hanno detto che abbiamo fatto resuscitare anche la Reggiana, che tra virgolette era quasi defunta sportivamente parlando. Ecco, bisogna cambiare marcia, ma soprattutto questa squadra deve migliorare molto nelle partite importanti contro le dirette concorrenti. Diciamo che in trasferta finora con Cremonese e col Pescara era andata bene, oggi invece la gara si è proprio sbagliata sotto tutti i punti di vista, dell'approccio, della prestazione dal punto di vista dello stare in campo, della voglia, loro avevano più fame, avevano più voglia di vincere, e quando tu sei Vicenza e sei allenato da Mimmo Di Carlo, che fa della determinazione, della grinta, della forza, dell'agonismo, una delle doti su cui costruisci la squadra, non è un bel segnale, non è accettabile. Oggi veramente una brutta sconfitta, e parlare di episodio dopo che era già successo con l'Entella suona un po' così. Io ripeto, va tutto bene, è stata un'occasione, una giornata no, al suonare il campanello dell'allarme, attenzione, perché sono segnali che sono preoccupanti, preferisco questa seconda via della serie. C'è qualcosa che non va, analizziamolo bene, preoccupiamoci magari di più di quello che dobbiamo, ma risolviamo il problema piuttosto che far finta che sia tutto a posto, che assolutamente non è. 0445 490 200 per le ultime chiamate per Corrado Ferretto. Ultimi messaggi anche qui, vediamo messaggi che ci arrivano dal Brasile. Questi siamo e il mercato siamo questi, dice praticamente Forza Lane. Andrea dal Brasile, PS: che brutto calcio oggi, comunque mi diverto poco. Vabbè, insomma è stata una partita che ovviamente ci ha fatto soffrire. Ugo da Cuba: quando manca Rigoni, scrive, un altro Vicenza, dirigenza da Serie C che non compra una punta da doppia cifra. Ancora Luigi da Creazzo: davvero inguardabili oggi, tanta confusione, tanti errori anche non provocati ma pericolosi, messi sotto da una squadra mediocre che ha aspettato noi per segnare quasi dopo 600 minuti, non è che siamo ancora più mediocri noi? Ci fa questa domanda Luigi, a cui risponderemo tra poco. Daniele da Vicenza che dice: turnover praticato da Mimmo, irrazionale ed inspiegabile, con Pontisso e Agazzi assieme, lasciato troppo
solo Cinelli a centrocampo, risultato inconsistente, Bruscagini inguardabile, Iello mercenario senza stimoli né cuore, contratto triennale con delle faccette particolari, specialisti nel risuscitare i morti, che miseria. Quindi si parla molto di risuscitare delle squadre, come hai visto, Corrado, in questi ultimi messaggini dei radioascoltatori. Allora, intanto un saluto particolare ad Andrea dal Brasile e a Ugo da Cuba, mi pare di ricordare. Giusto, insomma, sì. Vuol dire che hanno un cuore biancorosso veramente straordinario, quindi li salutiamo con particolare piacere ed affetto. Per quanto riguarda il fatto di uscire i morti, calcisticamente parlando, purtroppo oggi è andato in scena questo film, è inutile che ci giriamo attorno, insomma, una squadra che non vinceva da una vita, che non segnava da una vita, e oggi è tornata a vincere, è tornata a segnare, devo dire più per demerito della squadra di Carlo che per merito della Reggiana di Alvini, e questo quando accade non è un bel vedere, perché ripeto, nel calcio si può sempre perdere, perché insomma è uno dei risultati, quando scendi in campo o vinci o perdi o pareggi, e poi perde anche contro avversari sulla carta magari più deboli, perché insomma è la partita in cui ti va tutto storto, perché prendi tre pali, perché, però c'è sempre modo e modo. Come si è aperto oggi per me non è accettabile. Salutiamo anche Harry che ci ha seguito, saluto Michele, abbiamo letto il messaggio già di Renato, Daniel da Castelnuovo dice ciao a tutti allenatori, poi sono gli stessi che festeggiano se si vince magari con il gol di Marotta, quindi era riferito alle critiche, immagino, no Corrado, che abbiamo letto prima. Io per come conosco i tifosi del Vicenza non è che si critica perché si è contenti che la squadra ha perso, si critica perché la squadra ha perso e ci si sta male, si ci arrabbia, e le critiche sono costruttive perché c'è speranza che le cose vanno meglio, non è che si critica perché si spera che vada tutto male, cioè, no? Io, se una cosa io la critico, io ne parlo, è perché mi interessa, perché se ce ne fosse bisogno ma non ce n'è, c'è l'ennesima conferma che la, diciamo, tifoseria biancorossa, oltre che essere molto numerosa, è straordinariamente, sottolineo, straordinariamente attaccata a questi colori. Quindi sei, quando la gente ci telefona, ci chiama, ci scrive, non so quanti oggi, non so se siamo nemmeno riusciti a accontentare tutti, se qualcuno non l'abbiamo citato ce ne scusiamo, ma siete stati veramente travolti e ci fa assolutamente, enormemente piacere. Ma voglio dire, la gente è preoccupata perché tifa questa squadra, perché ama questi colori, perché vorrebbe vederli sempre vincere. Non è che chi poi fa una critica è contento che oggi il Vicenza ha perso, critica perché spera che nel cuor suo le cose possano andare meglio. Sono critiche costruttive, critiche che denotano un attaccamento, un affetto, un amore per i colori biancorossi che è veramente, fa parte di una società che del resto è stata finita, è stata chiamata a nove provinciali, si ricorda il Real Vicenza, il Vicenza di Bruno Giorgi, il Vicenza di Guidolin che ha vinto la Coppa Italia, che è andato a sfiorare la Coppa delle Coppe. La gente di Vicenza vuole tornare a vedere quel calcio, e questo è il motivo per cui la gente di Vicenza critica, perché spera in cuor suo che le critiche costruttive che fa siano di sprone alla proprietà, ai giocatori, a Mimmo Di Carlo per fare meglio. Ma per tutto cui... è finale, quindi non dobbiamo, ovviamente si critica perché si vuol bene alla squadra, e questo è, l'abbiamo ripetuto e sottolineato diverse volte. Corrado, siamo in chiusura, oggi il Venezia ha vinto, ci scrive Cri, noi lo incontreremo venerdì, e quindi appuntamento alle ore 21 per la gara Vicenza-Venezia. Dammi una previsione, una tua previsione su quello che potrebbe accadere in questa partita, che è sicuramente di importanza fondamentale. Ti dico che il Venezia è una squadra forte, proprio citando il nome dell'attaccante che Mimmo Di Carlo avrebbe voluto portare a Vicenza, che mi pare che anche oggi sia stato decisivo nella vittoria, non so se poi alla fine di Venezia ha vinto contro il Cittadella con un gol proprio di forte. E, è una gara difficile, è una gara che però io sono convinto vedrà una reazione della squadra biancorossa. Poi in casa finora si è riuscito a vincere solo con l'Ascoli,
non ci sarà la cornice di pubblico, che sarebbe stata bellissima, perché insomma di solito le due tifoserie non è che si ammassero molto, quindi poi andavano in scena dei bei pre-partita, però fatto e detto questo, conterà molto ripartire, cancellare subito una prestazione veramente brutta. Dopo l'Entella è arrivata la bellissima vittoria di Brescia, speriamo che questo sia di buon auspicio per la partita con il Venezia. Facile non sarà, perché loro hanno una squadra forte e con un attacco importante, è arrivato anche Spoltro, il giovane Spoltro dall'Inter, e soprattutto è diretta l'allenatore che è nato, Gioia, a pochi chilometri dalla sede di Stella FM, sì, è Paolo Zanetti, che insomma magari con la morte nel cuore, perché lui è cresciuto a pane e biancorosso, ma insomma ci metterà in grande difficoltà. Ricordiamo anche gli appuntamenti che avremo settimana prossima con Luisa Nicoli e poi anche con te, con Marco Cappello. Allora, Luisa Nicoli come sempre al mercoledì 19:30 con Cesare Ghiero, la presentazione, la discussione, il parlare quasi del calciatore, non solo in campo ma anche di quello che è fuori dal campo, per hobby, per passioni, per curiosità, che magari ovviamente quando si parla della partita, si parla dell'aspetto tecnico, non escono mai. Quindi l'appuntamento con Luisa e Cesare, e l'ospite sarà un calciatore che oggi ancora la società non ha comunicato, ma insomma a breve verrà segnalato da Luisa e da Stella FM nella sezione sportiva Vivi Lane con Stella FM. Poi giovedì parleremo con Marco Cappello alle 19:30 di questa sconfitta, la analizzeremo, anche se per la verità visto com'è andata vorremmo archiviarla prima possibile, per poi pensare appunto alla partita contro il Venezia, che sarà appunto il giorno dopo, perché come hai detto tu sarà venerdì in anticipo alle ore 21, e quindi avremo modo anche di parlare della sfida Almenti, che sarà valida per la prima giornata del girone di ritorno, quindi si riparte e ci aspettiamo che la squadra di Carlo riesca anche a riscattare la sconfitta dell'andata. Ricordo, l'andata finì 1-0 per il Venezia con un gol di Aramo sul calcio di rigore. Ultimissima domanda che arriva da Ugo proprio in chiusura, Corrado, a livello di investimento forte valeva lungo Iello? Allora guarda, lo dico proprio così, papale papale, io sì, sono uno che insomma si scervella nell'andare a cercare i dettagli dei contratti, insomma precisamente quanto spende una società, quanto guadagnano i calciatori, insomma proprio al centesimo è impossibile saperlo, però insomma quando ci lavori, diciamo che i costi sostenuti per Iello e i costi sostenuti per Longo, sommandoli insieme, ovviamente sono superiori a quanto si sarebbe speso per Forte. E magari uno può dire, beh, è facile dirlo dopo, ma magari invece di il tipico cos'era bustino della Dash, prendi due e paghi uno, oppure uno al posto di due, sì, cos'era? Era una vecchia pubblicità, ecco, credo che per quanto sta facendo vedere Forte, portarlo a Vicenza sarebbe stato veramente molto importante, e credo che con Forte in attacco questa squadra avrebbe sicuramente almeno 3-4 punti in più. Grazie mille ancora a Corrado Ferretto, ci siamo divertiti come sempre molto io e te a parlare di questa partita che non è andata effettivamente secondo quello che si sperava, però la testa, come stavamo dicendo, è già la settimana prossima, quindi girone di ritorno, partita importante, e ti ringrazio come sempre perché la tua competenza è spettacolare, Corrado, te lo dico, è molto bello ascoltarti e ascoltare le risposte che dai ai tifosi, ma direi che un enorme ringraziamento, abbraccio, lo mandiamo proprio a loro. Ah, guarda, a me fa particolarmente piacere, perché questo spazio, come tu sai, che insomma sei stata un po' anche, devo dire, l'ideatrice, è nato per i tifosi biancorossi, e vederli sempre più numerosi parlare, e tra l'altro gli devo fare i complimenti, lo dico proprio pubblicamente, per la loro competenza, ma anche per la loro correttezza nell'espressione, perché insomma anche se oggi magari erano particolarmente arrabbiati,
sono stati veramente encomiabili, perfetti nell'esporre le loro idee e opinioni senza mai una virgola fuori posto, per cui complimenti per la competenza, per la correttezza e grazie infinite per una partecipazione assolutamente incredibile che ci avete travolti e questo ci fa enormemente piacere di chiamate e messaggi. Grazie ancora a Corrado Ferretto, da Gioia è tutto, vi auguro una buona serata sempre con noi di Stella FM. Ciao a tutti. Ciao, ciao.